Buongiorno, siamo al periodo più divertente dell'anno, quello in cui vi consiglio i profumi preferiti per Halloween. Allora, eccoci qui per parlare dei profumi consigliati per Samhain o Halloween, questa festa che ormai ha preso piede anche nel nostro ambiente, nel nostro mondo. È una festa di origine celtica, quindi festeggiata dai pagani nei tempi antichi e ripresa poi negli ultimi decenni sempre di più nel mondo anglosassone e negli Stati Uniti d'America e poi ormai importata anche da noi. Su Halloween vi ho fatto già un video un paio di anni fa, forse anche tre, in cui parlavo delle radici di questa festa e è l'equivalente della nostra festa dei morti, perché la religione cattolica ha importato questo rito e l'ha fatto suo ed è una festa molto, molto vicina agli elementi della natura di questo periodo dell'anno che rappresenta la soglia tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Quindi uno dei periodi dell'anno della ruota celtica, questo è uno dei sabba più importanti, Samhain, in cui si celebrano i morti, in cui si recupera un rapporto molto molto profondo con la terra, con i suoi valori, ci si ritira nella propria grotta, nel proprio guscio, cercando di allontanare i mostri spaventosi che ci aspettano durante l'inverno. Oggi questa festa ha un significato molto più giocoso, molto più allegro, è una festa che qui viene vissuta molto molto dai bambini e dagli adolescenti che vanno in giro vestiti da mostri e giocano a dolcetto scherzetto e io vi voglio consigliare dei profumi che vi aiutino un po' a entrare in sintonia con questo periodo dell'anno. Possiamo ispirarci agli elementi della natura e quindi profumi che abbiano delle forti tendenze con le radici della terra e quindi elementi appunto legnosi, terrosi, il muschio che è una delle note olfattive che è più vicino a questo periodo dell'anno, con i suoi sentori appunto umidi di terra e anche un po' animalici. Oppure anche fragranze dolci e gourmand, perché in questo periodo ci si consola anche molto mangiando dolcetti che abbiano sentori gourmand, zuccherini, ma non solo, caramellosi, o comunque tutto quello che vi faccia entrare in connessione con una entità superiore fatata, fiabesca, con anche uno spirito più giocoso, oltre che introspettivo. Diciamo che Halloween è una di quelle feste in cui ognuno può trovare la propria ispirazione e quindi vi invito a cercare dentro di voi quelle onde energetiche che sono più in connessione profonda. Quindi bando alla paura, bando al terrore, all'orrore, non solo questo, se vi piace festeggiate questo, altrimenti festeggiate quello che avete voglia di festeggiare. Allora, io vorrei iniziare con questo profumo che si addice molto ai colori che indosso, non è un caso che ho scelto questo bel verdone, perché richiama proprio i colori della terra, della foresta, di questi luoghi quindi nordici in cui è nata questa festa ed è questo profumo Covet di Sarah Jessica Parker. Di lui vi ho parlato già un bel po' di tempo fa ed è, diciamo, una mia scoperta, tra virgolette, senza volermi appropriare ovviamente di nulla, però sono stata una delle prime che ne ha parlato qui sul web consigliandovi questa chicca low cost che in realtà io conosco da tanto tanto tempo e poi l'ho ricomprato un po' di tempo fa. È un profumo favoloso, Covet di Sarah Jessica Parker, creato da due nasi molto molto importanti, da Anne Gottlieb e Frank Volkl, ed è un profumo che secondo me è davvero perfetto per Halloween. Covet vuol dire desiderio, bramare, sognare, agognare, il verbo appunto. Allora, la confezione è meravigliosa, ha questo tappo gioiello e questa forma un po' panciuta. È un profumo che ha delle note floreali, tra cui la magnolia,
L'apertura è piuttosto agrumata, c'è anche la lavanda in apertura, questa nota di cioccolato fondente che è molto molto caratteristica per questo profumo, e poi un fondo legnoso muschiato in cui spiccano poi vetiver, ambra e legno di teak. È un ottimo profumo, un'ottima resa, un prezzo piccolo piccolo, è davvero molto molto carino. Lo trovate agevolmente su Notino e secondo me è il profumo perfetto per Halloween, per un Halloween almeno low cost e femminile, ed è un profumo che potete indossare però in ogni occasione. Dopo di lui io vorrei parlarvi di, secondo me, uno dei profumi che è più adatto a questa stagione, a questo momento, e io ce l'ho in una travel size, ma si tratta di Intense Café di Montale. Questo è un profumo che sì, ha la nota di caffè preponderante, ma sostanzialmente è un profumo molto molto legnoso con una nota non dichiarata di legno di oud, riconoscibilissima. È sì un gourmand perché ha anche una vaniglia molto carica, comunque note molto molto forti dal punto di vista del dolce, però ha un DNA riconoscibilissimo come profumo legnoso, fortissimo, davvero adatto a questa stagione dell'anno, perché i profumi che hanno queste radici molto forti, l'oud è un legno, la nota deriva dal legno di agar che viene attaccato da una muffa e per difendersi secerne una sostanza che crea questo odore molto molto tipico. Poi viene utilizzato, i legnetti vengono bruciati in appositi contenitori per appunto sprigionare questa fragranza per la casa, oppure il legno viene poi distillato e da questa lavorazione si ottiene appunto la fragranza, l'essenza di oud, che viene utilizzata in praticamente tutti i profumi arabi o medio orientali, e negli ultimi anni anche nei profumi nostri occidentali, insomma, che abbiano questa forte componente maschile. Quindi sono profumi sempre abbastanza androgeni, intensi, serve a dare davvero molto molto spessore al profumo. Intense Caffè ha questa nota poi di caffè, ovviamente, ed è un profumo per me molto molto adatto a questa stagione dell'anno, perché è oscuro ma anche dolce al tempo stesso, oltre che avere una durata pazzesca, e quindi vi accompagnerà per tutta la notte di Halloween. Ma se volete un oud davvero strong, originale e nella sua classica, nel suo classico formato in olio, io vi consiglio il brand Arabian Oud. Questa è uno dei profumi di vero oud, di puro oud, che io ho, ne ho diversi, e Arabian Oud è un brand arabo saudita che però potete trovare anche online, insomma si possono acquistare anche da noi, ed è così che si presenta. Ce ne sono varie tipologie di profumi in olio di oud. Questo non lo posso neanche aprire perché emana l'odore anche da qui. Questo si chiama Seloafinadir. Sono varie provenienze dal mondo medio orientale, ma anche dall'Indonesia, dall'India, dal Pakistan. Vedete il colore del vero oud, è questo qui, questo colore molto molto ambrato, molto molto scuro. Arabian Oud, ed è questa fragranza, la potete utilizzare da sola oppure come base su altri profumi a cui volete dare una consistenza davvero molto molto forte. Ultimo profumo per festeggiare Halloween, a sorpresa, non credo che ve l'aspettavate, ma è Angel. Ve lo consiglio anche per questa festa. Io Angel ve lo consiglio un po' per tutte le occasioni perché è uno dei miei profumi del cuore, ma io ve lo voglio consigliare se volete sfruttare un po' di più l'animo giocoso, infantile, fanciullesco, fiabesco di questa festa. Quindi per le streghette buone, le fatine, ecco, per le fatine di Halloween, perché ha delle note che secondo me sono molto in sintonia con questa festa. È una fragranza che ha questa nota di cioccolato, anche lei come covet preponderante, ma anche una presenza di patchouli
pazzesco, qui c'è un patchouli a profusione, davvero una invasione di questa nota legnosa, e Halloween rimane appunto uno di quei profumi in cui gli elementi terra sono dominanti, quindi il contatto con la natura, con il bosco, con i sentori proprio della foresta. E Angel darà al vostro Halloween un aspetto fiabesco, perché è un profumo giocoso, un profumo voluttuoso, un profumo comunque gourmand, rimane un gourmand molto molto potente, allegro, magico. Io trovo che Angel sia davvero un profumo fatato, che a me perlomeno trasmette questa sensazione, quindi mi fa sentire proprio, mi fa entrare in un'atmosfera di meraviglia, di estasi, di aspettative, di sogni. E tra l'altro, tra i rituali che vi consiglio è quello di cercare di stimolare molto la vostra creatività, i vostri desideri, anche scrivere i desideri, quello che volete che si realizzi con qualche rituale particolare. Basta semplicemente scrivere un vostro desiderata su un foglio e poi bruciarlo davanti alla candela che avete deciso di accendere. E io vi auguro quindi, con i profumi che sceglierete, di passare un Halloween meraviglioso. Un bacio e ci vediamo al prossimo video. (Ride)